Siamo qui con Mirko Ronzoni, vincitore di Hell's Kitchen. E innanzitutto volevo chiederti, nel tuo sito web ufficiale ti definisci un tipo stravagante, un po' eccentrico. Questa eccentricità quanto si riflette anche nei piatti che cucini? Sicuramente se non fossi stato eccentrico non avrei forse fatto questo lavoro, è un lavoro altamente creativo, stimolante e sicuramente in modo intrinseco vado a, come si può dire, a riversare questa creatività, questa eccentricità anche nei miei piatti, quindi lo notate poi dai colori, lo notate dagli accostamenti, lo notate da tante cose. E com'è lavorare con Cracco? Allora, Carlo è un grande professionista, io lo conoscevo ancora prima del momento mediatico e della TV. È molto molto esigente, avendo fatto tanti anni di Francia, è molto inquadrato e bisogna stargli vicino nel giusto modo e sapere bene come prenderlo. Ormai lo conosco un poco, il primo anno era l'inizio, adesso so come stargli vicino e è bello, è stimolante. Tu sei molto giovane, cosa consigli a chi come te vuole intraprendere la strada della cucina? Allora, sicuramente adesso c'è molta attrazione di questo mondo proprio a causa, in modo non negativo, della TV. È un lavoro molto difficile e molto duro. Io lavoro 15 ore al giorno, tutti i giorni, avendo anche una piccola realtà ristorativa, e non è facile. Però con tanta voglia di fare, tanta appunto l'umore sempre alto e la positività, è un mondo che ti appaga e ti dà tantissime soddisfazioni. Quindi chi ha voglia si butti, investa in se stesso e vada soprattutto all'estero. Io ho fatto un anno di Londra, poi ho New York. Buttatevi all'estero, staccate il cordone ombelicale.